Grande soddisfazione anche quest'anno per il comune di Ascea perché anche quest'anno siamo riusciti ad ottenere il riconoscimento della bandiera blu. Ogni anno per me è importante ricordare che quando arriva maggio e riceviamo quest'anno virtualmente la bandiera, per noi non è un punto di arrivo, ma è un nuovo punto di partenza, perché il riconoscimento è un riconoscere il lavoro fatto fino ad oggi. E nel momento in cui arriva la bandiera, inizia un nuovo percorso per la nuova stagione turistica. Quindi il lavoro è un lavoro continuo che non si è fermato. Chiaramente quest'anno le modalità di lavoro sono profondamente cambiate, ci rendiamo conto che c'è stata fino ad oggi e continua ad esserci un po' di incertezza per quello che sarà la stagione turistica, ma questo non ci può permettere di dimenticare quelli che sono i principi che guidano il riconoscimento della bandiera blu, quindi la sostenibilità ambientale, l'attenzione all'ambiente, al servizio al turista, al cittadino e al territorio. Quest'anno la Campania può contare con ben 19 bandiere blu, 13 soltanto nel Cilento. Quindi per me è un riconoscimento importante non soltanto per il comune che mi onoro di rappresentare, Ascea, ma anche per un territorio intero, il Cilento. Non ha senso parlare di bandiera blu a livello comunale se non si parla di sostenibilità di un intero territorio. Io con l'auspicio che questa stagione turistica possa iniziare nel migliore dei modi e invitando anche tutti i turisti e i cittadini e coloro che raggiungeranno le nostre località turistiche, invito diciamo a usufruire e fruire del nostro territorio nel miglior modo possibile, con un'attenzione all'ambiente, quest'anno con un'attenzione in più a quella che è la salute di tutti noi, quindi cercando di mantenere quelle che sono le regole del distanziamento sociale che purtroppo abbiamo imparato a conoscere in questi ultimi mesi. L'amministrazione sta lavorando in questo senso per cercare nel miglior modo possibile di rendere il territorio pronto ad accogliere e ospitare i turisti in condizioni di sicurezza e di tranquillità, appunto per cercare di poter offrire un periodo di svago che sia nell'ottica della tranquillità e della sicurezza. Quindi auguro a tutti e anche ai miei colleghi amministratori che si troveranno come me adesso a partire da domani ad intraprendere tutti quelli che sono gli adempimenti per la bandiera blu 2021. Auguro a tutti buon lavoro e buon'estate.